Il nubifragio e l'eccezionale grandinata che hanno colpito una vasta parte del territorio catanese e siracusano hanno distrutto totalmente le produzioni agricole. Da Paternò, Motta Sant'Anastasia, Mister Bianco, Belpasso, tutto il territorio a sud di Catania, sino ad arrivare a Lentini, Carlentini, Augusta e Villasmundo, è un disastro di proporzioni mai viste, ha dichiarato Francesco Costanzo, presidente della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Catania. Un disastro del genere a memoria d'uomo non si è visto. Io ho chiesto anche ad agricoltori più vecchi, non si ricordano cose del genere. Parliamo di una fascia di territorio estesa oltre 50 km, lunga e larga 10-15 km, tutta colpita dalla grandine. Tutto quello che c'era in questa superficie è stato totalmente distrutto, quindi gli ortaggi, gli agrumi, le pesche, le fave, qualsiasi cosa è passato a Attila sostanzialmente. Quindi gli agricoltori sono praticamente in ginocchio e chiaramente qui bisogna intervenire perché ci sono centinaia e centinaia di aziende che devono ripartire e quindi hanno bisogno innanzitutto che venga dichiarato uno stato di calamità in modo che si possano prendere provvedimenti sia di aiuti economici nei confronti di questi produttori e che vengano sospesi i pagamenti bancari, i contributi previdenziali, i pagamenti fiscali, perché altrimenti questa gente non riesce a ripartire perché è totalmente a zero in questo momento. Si parla di danni per oltre 30 milioni di euro. Guardi, è una stima che ieri abbiamo fatto considerando la superficie ed è una stima sicuramente prudente. Chiaramente nessuno è in grado adesso di calcolare esattamente qual è l'importo del danno, ma temo che andremo oltre questa cifra. Il problema è che gli ortaggi sono totalmente distrutti, gli agrumi anche per coloro che hanno raccolto, quelli che non hanno raccolto chiaramente la produzione è persa, anche quelle che hanno raccolto è persa la produzione del prossimo anno perché le chiome degli agrumi sono tutte distrutte. È chiaro che come si prevede, non lo so, si verificheranno altre condizioni climatiche questa sera, questa notte sicuramente la situazione può peggiorare. Sono previsti incontri con il prefetto, avete sollecitato appunto le autorità competenti? Noi abbiamo sollecitato innanzitutto lo stato di calamità naturale che deve essere dichiarato dalla regione, deve essere inviato al ministero, questo è chiaramente ci permetterà poi di far arrivare i benefici qualora i governi li decidono agli agricoltori. Diciamo, il meccanismo burocratico è questo qui. Quello che noi chiediamo è che ci sia veramente la volontà e la volontà immediata di intervenire, perché persone che hanno perso in un'azienda 300.000, 500.000 euro non sono più in grado completamente di ripartire, mentre le scadenze fiscali, le scadenze contributive, gli operai, chiaramente questi qui si devono pagare, è evidente. Quindi si ferma un'economia di tutta questa zona.